persona che era intenzionata, con tutto il progetto salutare che non so, viene condiviso a livello mondiale, tutti possono discorso. Un conto che il progetto a sede a New York, e uno dice a Salamino, si c'è una piscina in via salutare, ma l'altro per il sentito, ma se non c'è io lui, posso la foto, lo riporto, lo riporto sulla sì, però, ma se con la famiglia, perché ha finito la filosofia che ha dato con la famiglia, che se non si trova il problema, ognuno diceva la sua, per la livello di Wikipedia che si pubblica una cavolata, se si dico quello l'ingegnere di vuole, e gli dicono guarda, quello che stai dicendo è un po' perso. La stessa cosa è fare un dato di questo genere. Cioè, arriverà magari uno di esperto di quello che ha detto la scenata, e dice guarda che quello che ha detto ha fatto un po', non è stato un libro fatto. Ma è corretto, quindi cambiare i dati è quello che si può. E dato che la filosofia è quella. Infatti, il loro discorso di poche settimane, quindi sto guardando questa domanda, perché già che non c'è il tuo software, le ricorse che possono andare a tutto, non c'è la sua domanda, ma quello di un altro, che non c'è il tuo software. Ma il problema è che il problema è la differenza tra commerciale e il software di zero. No, no, perché il fatto non è il problema, è un progetto di zero, no? Allora, no, la parità dei dati può essere messa in discussione, se la gente si trova in un aeroporto in un posto o in montagna, ho verificato che se non ero in un posto, non ero in un posto, che questa banca dati era una banca dati ufficiale della regione. Non vedi il fatto, si potrebbe capitare la stessa cosa. Solo che cosa succede? La differenza magari di un software non sono sul dato. Qui vanno a territorio. A Milano sei sicuro che se metti una piscina forse un individuo in giro di poco tempo ti è toccato la regione. A Salorno magari se metti una piscina non te la correggono e può passare anche magari diverso tempo prima che te la correggono. Però il concetto alla base è esattamente identico. Però le cose lo sono uguali. C'è una banca dati ufficiale, quindi una banca dati open. La differenza è l'investimento. In regione Lombardia, se si dice faccio tutti i pascoli, fanno tutti i pascoli, tutti i comuni di tutta la regione Lombardia. Non perché il mappa, totalmente non ci sono bisogno di una sufficienza per mobilitare una comunità che ti mappa tutto. Però la regione Lombardia, in qualche modo, sicuramente, perché io il blocco numerato che quello di porto lì non esisteva e avevo messo in mano un rapporto, però io potevo fare praticamente tutto, non dire che la ministra non va, ma in questo caso ti porto. E quindi lo sai i dati, qualche cosa che è tutto possibile, che mi fa che è nata la mia presa, questa banca dati viene aggiornata prima, viene aggiornata ogni 5-6 anni, adesso la stanno praticamente aggiornando ogni 2 anni. Però ovviamente è l'uso delle scuole. Esiste una cartografia tecnica comunale.
che gli aggiornamenti da fare però sono tanti, che diventano sempre più. Il sistema di ordine su di mappa sarà stato. Una volta tanto come un testo di map invece da una parte se ne frega un po' di una struttura, di una cosa burocratica che permette di creare documenti e tutta una serie di amministratori validano le varie procedure, ma si mette lì che fa. Io devo diventare delle funzionalità perché mi piace determinare la fondamenta. Già un codice che mi dice, ok, le funzionali si chiamano contanti, così mi chiuda. Se non esistesse questo codice, perché probabilmente non colgo l'interesse di una comunità, ma solo di una nicchia, posso prendere questo codice e dire, io ho inventato questo codice. Questo codice non è ancora stato definito da nessuno, che entra nella enciclopedia perché ho questo mappa una sua origine. Io posso andare lì e vedere tutti le keyword proposte. Sono segnalati in rosso, sono soggetti a verifica da utenti diciamo un po' più esperti e passano in rassegna tutte queste keyword e dicono sì, va bene, approvata, ma no, questa cosa non va bene perché non è molto coerente, però comunque è una giustificazione, vuol dire. Infatti io sto cercando di vedere a Milano, ho fatto dei verificati. Quindi ci sono delle pagine con delle presenze di chiesa del wifi che c'è anche il posto per caricare la macchina. In effetti non questo smartphone non c'era questa chiave di intermercato. Adesso magari si è successo più un anno fa, però in effetti avrebbe potuto proporlo, lo chiamava Digital Island, magari non era benissimo, però. Me l'avrebbero bocciato, me l'avrebbero fatto un altro, magari andava bene, e intanto io disegnavo, ma io dicevo mettevo questi punti, potevo metterli come digital album, perché tanto io li riconoscevo, però mi sarei dovuto prendere il compito che quando mi sono provato a quella keyword di andare a cambiare tutto, con una macchina, magari delle procedure anche non ho, quando tutti i digital album.